La scomparsa improvvisa di Claudio Franchetti ha lasciato la comunità di Ponte in Valtellina sgomenta e da sabato continuano a susseguirsi messaggi di cordoglio delle tante persone che gli volevano bene. Perdo un fratello, perdo un amico, un grande amico. Perdo colui che 5 anni fa con il sindaco Vairetti mi ha incastrato per gestire il Teatro Vittoria. In 5 anni veramente ne abbiamo fatte di cotte e di crude. Un grande uomo. E Ponte dovrà ricordarlo molto, ma molto intensamente. Ciao amico mio. Claudio ha portato Ponte fuori dalla provincia, l'ha fatta conoscere attraverso i tanti eventi organizzati e tanti ospiti invitati nelle diverse occasioni. E la domanda che tutti si pongono è: da oggi cosa succederà? Parlare di Claudio Franchetti al passato non è facile, perché Claudio è un uomo pieno di energia, di vitalità, di visione, un uomo che sa solo parlare al plurale. L'ho sempre sentito parlare di progetti futuri, di voglia di fare, di bene della comunità. Ecco, Claudio aveva innato un grande amore per la propria famiglia, ma anche per la comunità a cui sentiva di appartenere visceralmente. C'era in lui un profondo senso di restituzione, nel bello, nell'amore, nella storia che aveva ricevuto anche attraverso la presidenza alla Biblioteca Libero della Priotta, e anche si trasformava tutto questo in un desiderio di valorizzare il territorio. Chiunque ha avuto l'occasione di conoscerlo ha un ricordo speciale legato a lui, perché Claudio era un uomo buono, un pilastro per la comunità, perché sapeva valorizzare sia i tanti aspetti culturali di Ponte che le tradizioni del territorio. È stato il principale motore, ma anche in termini di idee proprie. Io sono stato sindaco con lui presidente della biblioteca per 10 anni ed era lui a sollecitarci sugli eventi da fare, da portare avanti. Un occhio di riguardo particolare lo aveva sempre, proprio per una grande conoscenza di Ponte, al ricordare le figure che si sono contraddistinte culturalmente a Ponte, dimostrando una competenza sempre e una passione per il paese, che è quello che mancherà. Perché Claudio si sporcava le mani, coltivava le sue mele gala con grande dedizione, raccontando a tutti quelli che incontrava il suo grande amore per ciò che la sua terra era in grado di donargli. Parlare di Claudio, parlo di un'amicizia trentennale, quella è la prima cosa. Se io avevo un problema, io chiamavo il Claudio e lo si risolveva insieme. Molto propositivo anche, per qualsiasi cosa lui era disponibile a intervenire, a spianare la strada e risolvere i problemi. Abbiamo condiviso più o meno 20 anni della masterclass di chitarra, di questi corsi estivi tenuto dal maestro Laura Mondiello, e 20 anni di Ponte di Note. Quest'anno scadeva il 20° anno e è venuto a mancare. Quindi sicuramente Ponte di Note 2024 sarà dedicato a Claudio Franchetti. I funerali si terranno domani mattina alle 9 presso la chiesa di San Maurizio. La comparsa di Claudio ci ha lasciato tutti sicuramente con un grande dolore, un amaro in bocca, perché l'improvvisa scomparsa è stata proprio una notizia agghiacciante e ci ha lasciato proprio stupiti. Ho avuto modo di collaborare con Claudio non solo in occasione del Ponte in Fiore, ma anche in altre occasioni, e apprezzare quindi le sue capacità, la sua grande cultura e la voglia di essere, la disponibilità per il nostro territorio, per promuovere il nostro territorio. Lui ha sempre amato coinvolgere anche Ponte in Fiore, i comuni limitrofi, e per questo lo ringrazio. Ci mancherà.